ragazzi, bentornati nel mio canale di cucina, sono Silvia. Il Natale ormai è alle porte, mancano pochissimi giorni, ho già preparato alcuni piatti e oggi con voi voglio andare a realizzare un dolce molto gustoso. Sto parlando della cicerchiata, non so quanti di voi la conoscono, e una ricetta molto semplice da fare, come vedremo, che ricorda proprio i sapori di una volta. Allora andiamo subito a vedere cosa ci occorre. 140 g di farina 00, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di rum, 30 g di burro, buccia di un limone, un uovo. Per la decorazione, zuccherini colorati, 100 g di miele. Per la frittura, olio di girasole. Per preparare la nostra cicerchiata, partiamo dall'impasto. Vado a disporre la farina a fontana sulla mia sfornatoia. Inserisco l'uovo, lo zucchero, do una mescolata aiutandomi con una forchetta. Lavoro il tutto fino ad ottenere un composto morbido, liscio, le dita non si devono più appiccicare, insomma l'obiettivo è quello anche di evitare la formazione di grumi. Metto il burro che ho già sciolto, il rum è l'ultima cosa da inserire perché non deve essere mai a contatto con le uova. Posso procedere con l'inserimento. Quello che andremo ad ottenere sono delle palline piccole imbevute nel miele e decorate con i confettini colorati. Penso che tutti le abbiano assaggiate, ma ogni regione ha la sua ricetta e ogni regione li chiama anche in modo diverso. Noi nelle Marche la chiamiamo la cicerchiata, per esempio in Campania struffoli. Sono adatti sia per il periodo di carnevale, ma si utilizzano anche da mangiare per il periodo natalizio. Nella mia famiglia è tradizione farla. Non attacca più, come vedete, la vado ad avvolgere con la pellicola trasparente, così da farla riposare in frigorifero per 30 minuti. Così si manterrà qualche giorno al fresco, qualora decidete di prepararli successivamente. L'impasto è pronto, l'ho già aperto e adesso mi vado a fare dei pizzettini, faccio dei cilindri, poi taglio dei piccoli rettangolini. Infarino un po' per non farli attaccare poi. Circa un centimetro. Ricordatevi che più sono piccoli, più sono buoni perché comunque aumenta le parti che sono a contatto con il miele. Li deposito ora su un piatto. Continuo così fino a finirla. Non ne ho fatte molte perché a Natale, come sapete, ci sono anche altri dolci, quindi assaggiamo un po' tutto, senza sprecare niente.
Se, come vedete qua sono più grandi di quelli che voglio, quindi possiamo anche tagliarli poi a metà. Insomma, quello che dobbiamo ottenere sono piccole palline. Vado a mettere a scaldare l'olio di girasole e la temperatura deve raggiungere circa 180 gradi. Poi faccio la prova con uno di questi per vedere se è pronto. Quelli di oggi sono fritti, ma per una versione più leggera potete anche farli in forno. Io sinceramente preferisco questa. Mentre aspetto che si scalda, vado a far sciogliere il miele in una padellina. Utilizzando quello di un contadino, ma vi consiglio di prendere un bollmiere perché comunque è il pezzo forte del piatto poi. Faccio la prova con una pallina. Vedo che frigge e ora li vado a prendere con una schiumarola e li immergo. Giusto il tempo di 3-4 minuti che raggiungono una bella doratura e li vado a togliere. Queste palline veramente cuociono in pochissimo tempo, quindi controlliamo spesso. Con queste bolle della frittura non si riescono mai a vedere quando sono pronte queste palline. L'importante è che abbiano raggiunto la giusta doratura. Ancora no. Il miele si è sciolto e mentre aspetto vado a grattugiare un pochino di scorza di limone per dargli del sapore. Sono pronti. E li vado a far scolare in un foglio di carta assorbente. Proseguo con l'aggiunta delle palline nel miele. Mescolo molto bene per rivestirle tutte. Come vedete è molto semplice. Ora mi manca solo di trasferirli su un piattino e creare una montagnola. Guarnisco il piatto con i miei zuccherini a velo. Potete anche aggiungerci della frutta secca o anche candita. Qua ognuno a seconda dei propri gusti. A me piace più così semplice. Lascio così riposare per almeno
un paio d'ore fino a completo raffreddamento. Che dire, questo è uno dei miei dolci di Natale preferiti. Come ho già detto, nella mia famiglia è tradizione farla, la cicerchiata. E fatemi sapere nei commenti qual è il vostro. E se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale di cucina e campagna, così da rimanere sempre aggiornati. Ragazzi, vi saluto, vi auguro buone feste, ci rivediamo dopo Natale con altri video. E che dire, ciao ciao e buona giornata. Thank you.